Mister Sullo lo aveva detto in conferenza stampa prima dell'ultimo allenamento di rifinitura, da Verona dobbiamo tornare con tre punti e così è stato. Il Padova vince e convince al suo esordio in Lega Pro dopo la retrocessione. Un 3-1 che sembra scacciare le cattive prestazioni degli ultimi mesi della stagione scorsa, il vantaggio arriva dopo una mezz'ora con Castiglia che segna un tiro da circa una ventina di metri. Durante il secondo tempo però arriva al pareggio della Virtus Verona grazie ad un calcio di rigore assegnato alla squadra di casa. 1 1 dura poco per i padroni di casa, passano infatti tre minuti e il rigore viene assegnato al Padova. Lo realizza Santini, poi, nel finale, Soleri firma la terza rete che chiude definitivamente il match.